Sì, sì, adesso stavo aspettando il direttore che stava guardando la foto. Allora, il premio, il direttore Leonardi, che è il preside, attenzione un attimo, che consegna al maestro Stein il premio per quanto riguarda il primo vincitore, la scritta di mano. Allora, adesso vediamo, allora abbiamo evaso i primi tre premi per quanto riguarda i voti giunti, adesso ci sono tre premi, un attimo di silenzio e andiamo con le vetrine, la giuria artistica, quindi anche la qualità è stata premiata. Ho già ricordato chi erano i componenti della giuria, possiamo anche ricordarli velocemente, sono pure scritti per sapere la memoria, comunque hanno partecipato tutti i mass media di Parma, per quanto riguarda di Parma, che è l'avvocato, che è di Parma, Alberto Michelotti, che l'ha terminato, per quanto riguarda i nostri borghi, Franco Santò e Giuseppe Squarcia per il settore crociato. Mi sono dimenticato, Angelo Manfredini, ecco là, del centro di coordinamento, Angelo Manfredini che ha collaborato appunto alla scrittura, però non è presente. Allora, partiamo ovviamente sempre con la terza. Attenzione, un attimo di silenzio. Il terzo vincitore per quanto riguarda la giuria artistica, e ve la leggo velocemente, è la scuola primaria elementare Giacomo San Vitale, con Galloppa il numero 8. Erano associati al Genetino. Per applauso. Simpatico originale, la creazione della scuola elementare, dove campeggia sulla vetrina delle scuole Pienetino una formazione di piccoli giocatori crociati schierati al centrocampo con in testa i berrettini di Babbo Natale in una sorta di ideale stadio giardini natalizio con all'alto un albero di Natale bianco attivato con gli studenti del Parma. Complimenti, bella cosa. Devo dire che qui Alberto è stata una dura, per segnare il primo secondo terzo. Comunque, allora io direi, io questo punto, arbitro, e pronto? Michelotti, se va a consegnare, grazie, il premio alla maestra, alla scelta, questa è la Galloppa numero 8, Jacopo Sanitari, sì, ma poi il bello arriverà anche dopo. Allora, vedo un cuore crociato, pensate che bello. Non li vedo io. Anche le bambine col cuore direi non è male, col pallicino devo dire che insomma stiamo cercando in qualche modo di coltivare il futuro di voi del Parma, mi raccomando. Allora, a questo punto ci avviciniamo e qua devo dire che c'è una ci diamo il secondo premio per quanto riguarda la giuria artistica. Allora io era abbinato a Magliani, Magliani quello che ha tanti capelli, ma non è vero, non è neanche lui, Magliani che è l'1,80, 8,0, non so se sia risonanza, è uno che corre moltissimo nel bene, Magliani. Allora io vado leggendo, un attimo di silenzio, vado leggendo la motivazione così vediamo se qualcuno capisce a chi faccio riferimento. Allora, chi vince? Chi vince ha questo commento che è stato tratto dai voti dati dalla giuria, il presidente qui ha fatto un commento. Originale fantasioso da topo della vetrina di Mario Gatti, abbigliamento donna di Via Bixio, dove un ideale cielo richiama i colori ducali e una scintillante stella cometa al centro illumina gli accurati e fantasiosi oggetti appartenenti alla squadra crociata, contornati da una miscellanea di maglie del presente e del passato. C'è anche qualche maglia che ci ricorda un passato recente da Mario Gatti. Vedo che c'è Melli che mantiene tanti ricordi. Insomma,
in un gioco di colori bianco crociati, giallo-blu molto affascinanti, e vince, pensate bene, devo dire, uno degli istituti ha partecipato, sociali, e vince l'Istituto Biondi con Bagliani numero 8. Un bel applauso. Allora, vediamo se abbiamo rappresentanti del Biondi, senza timore, mi raccomando, sono bambini che hanno particolare necessità e quindi a maggior ragione siamo contenti. Salutiamo la maestra, anzi la sorella, per carità. Per cui complimenti davvero, perché avete colpito un pochino tutti coloro che hanno dato un giudizio della giuria. Chiediamo allora di portare il secondo premio, che è già qui, l'hanno già dato. Allora, io direi, Sandro, visto che parliamo anche di mani del passato, anche se non molto lontano, direi che un grande curatore come te, è un piacere anche per lui, premia i Biondi con Bagliani al numero 80. Complimenti. Ripeto, questa quest'anno abbiamo accettato anche i istituti di aiuto e necessità. È stato un anno delle chicche più, oltre che ovviamente storico e terzo, inserire anche istituti di assistenza e di aiuto, che è stata un'opera. E vi ringrazio per coloro che hanno più volte sterminato di poter vedere oggi, abbiamo capitato il padre. Bambini, non distrettevi, mi fate intanto un bel forza mamma, che mi ero dimenticato. Pronti, i bandieristi, via! All'ultimo e più importante, mi avviso, insieme a quello della popolare, volevo un attimo inserire, abbiamo l'associazione Nostri Borghi, ha voluto, proprio per ripetere le motivazioni di prima, inserire un premio speciale per coloro che hanno ricevuto più voti per quanto riguarda gli istituti di assistenza e di aiuto. Allora, lo volevo anticipare, spero che Cristina non vada in tilt. Allora, hanno ricevuto, ripeto, hanno difficoltà particolari, abbiamo ricevuto ben 436 schede, non è male, devo dire. Ed è stato assegnato come premio speciale, un quarto premio speciale, alla comunità educativa Santa Maria, con lettere di letto in questo momento. Un bel applauso! Lettere di letto. Siamo qui. Stavo guardando qui. Allora, quarta, devo dire, a questo punto, visto, mi pare che debba essere il tuo a premiare, ed era associato a Biadiani, dico bene, grandissimo, velocissimo, la freccia nera, dice Morrone, la freccia nera che possibilmente, devo dire, che non so se si sa quello che già dormito, e qualcosa mi ricorda, non per fare Asprilla, non lo dico, qualcosa, in qualche momento, qualche velocità ricorda, no, grande Timo Asprilla. Allora, quindi abbiamo voluto anche dare, direi che... Grazie, allora, vediamo, ritrovo.